Cari amici clienti, abbiamo realizzato questo video demo per aiutarvi a configurare e utilizzare le nostre centrali connesse al cloud Combivox, in grado di fornire, a questo punto, i suoi servizi sia all'utente che al tecnico installatore. L'architettura e funzionamento del sistema, come si evince da questa schermata, prevede che una centrale Combivox possa essere connessa al cloud tramite modulo LAN o comunicatore GSM-GPRS. Il cloud Combivox è installato su uno dei più importanti data center con ridondanza geografica delocalizzata ed è stato progettato solo come ponte di transito tra centrale utente e centrale e tecnico installatore. Nessun dato di programmazione o dati di stato impianto sono memorizzati in memoria e sono disponibili solo su richiesta. L'utente può gestire da smartphone tramite app Simple Cloud sia per Android che per iOS e ricezione H24 le segnalazioni di allarme e stati della centrale tramite notifiche push. Il tecnico installatore può programmare e teleassistere la o le centrali direttamente da PC tramite software programmatore centrali. Inoltre, nel cloud abbiamo reso disponibile un'area riservata al tecnico installatore attraverso cui può monitorare lo stato di tutti gli impianti con le indicazioni delle anomalie tecniche e le connessioni in fault. L'installatore può anche configurare invii di segnalazioni email su eventi come assenza rete, batteria scarica, mancata connessione alla centrale, eccetera, verso uno o più indirizzi di posta. Le centrali che si possono connettere al cloud, come mostrato in questa schermata, oltre ad essere necessariamente dotate di matricola elettronica, che identifica in maniera univoca la centrale nel cloud, dovranno avere una versione firmware minimo 4.0 per le centrali linea Amica, Elisa, Wilma ed Eva ed una versione firmware 3.0 per le centrali Media e Wilma Micro 2 dotate però di modulo GSM-GPRS SIM 800C.